che volevo dirvi oggi era appunto che lei è la mia fidanzata. Ma è la mia fidanzata da tanto tempo. Vieni qua, amore. Voi non avete idea di quanto tempo sia passato? No, non volevo dire questo, volevo dire da quanto tempo io mi immagino di fare questo video. Veramente non avete la minima idea. E penso che per voi sia uno dei video più attesi quest'anno sul mio canale. Come avrete visto, sì, io sono la fidanzata di Sasha da ben più di un anno. E quindi ci abbiamo messo un bel po' di tempo a dirvelo. Le motivazioni sono sul video di Sasha. E ora volevo un po' spiegarvi la verità di tutte le cose qui con un vlog sul mio canale. Ho messo un po' su Instagram dove voi potevate farmi delle domande, delle curiosità per aiutarmi ad ampliare l'argomento, perché io potrei parlare di me, di Sasha, della nostra relazione per 6 ore dicendo cose continue, cose diverse ogni momento, ma immaginate il mio cervello ora è tipo una pappa idiota, e sono anche un po' imbarazzata, come lo vedrete tra poco quando vi racconterò delle cose. Però comunque posso dire che sono felice. Sono felice perché per me era un grandissimo peso, sia per me che per lui stava diventando un peso enorme non potervi dire la verità. Perché? Perché molto spesso non potevamo essere noi stessi, nel senso che ribadisco quello che ha ribadito lui. Quello che avete visto fino ad ora non cambierà mai, nel senso che noi saremo le stesse persone che avete conosciuto, non cambieranno le nostre cose perché ora sapete che siamo fidanzati. Noi giocheremo, noi scherzeremo, noi ci prenderemo per il culo, sarà sempre così. Quindi ho visto molti commenti: no, adesso che so che siete fidanzati vi vedo con altri occhi. No, assolutamente, noi siamo sempre noi, siamo i due ragazzi che vi abbiamo sempre tenuto compagnia, i due ragazzi che erano sempre pronti a farvi ridere, siamo sempre noi e la cosa non cambierà mai. Però è arrivato il momento di raccontarvi la verità, tanti aneddoti che sicuramente non sapete, e volevo rendervi partecipi con un video divertente, e sono sicura che vi farete qualche risata oppure direte no, non ci credo. Allora, provo a partire con un discorso generale. Io, ripeto, potrei parlare per ore ma cercherò di limitarmi e mi aiuterò con qualche vostra domanda, qualche vostra curiosità che mi avete fatto. Io e Sasha ci conosciamo perché io lo odiavo. Io odiavo Sasha perché, come saprete, non so precisamente che video fosse, ma penso il suo speciale 60.000, una roba del genere. Sasha fece una parodia su di me. Una parodia nel senso che si finse la Sasha gamer con delle finte tette, dei leggings, e mi prese per il culo in tutto il video. E io sì, ridevo. Sì, sto cazzo, Sasha lo odiavo, dovevo picchiarlo, lo odiavo da morire. Sasha, mi è rimasto per un po' questo nome qua, mi è rimasta questa parodia impressa. Mi ha fatto quasi ridere, in realtà mi ha fatto quasi ridere, non l'ho presa male come molte altre parodie, però mi è rimasta in testa. L'anno dopo a Lucca vedo un ragazzo al tavolino del bar, silenzioso col telefono in mano. Io neanche l'ho riconosciuto che era lui. Mi guarda: ciao, io sono Sasha. Ciao, testa di merda. Cioè, proprio lo volevo mangiare, uccidere. Però era stato così carino, così educato, che non gli ho detto niente probabilmente, neanche mi ricordo. Ricordo solo che dopo poco lui si mise sul ponticello di Lucca e io ero in panico, avevo paura che cadesse dentro. Quindi sono andata a lui e ho detto: ti prego, anche se ti odio, posso da qui, perché sto male a vederti lì sul dirupo. E lui che rideva: cazzo vuoi, no, ti prego, sto male. Morale, lo faccio scendere. La conversazione muore lì. Non l'ho più visto per mesi. Lucca, 2 anni fa. Romix, 3 o 4 Romix fa. Infatti se andate sul suo canale vedrete un video, le Sasha Gamer si riuniscono. Conosco un po' meglio Sasha. Io ero fidanzata con un altro ragazzo. Una storia seria, abitavamo insieme, ma non andavamo d'accordo. Non andavamo d'accordo per dei motivi in cui vi ho raccontato in molti video. Perché io giocavo troppo, perché ero molto assente, perché ero un po' menefreghista, ero un po' una testa di minchia. E in quei giorni, specialmente quando andavo via di casa, la situazione col mio ex fidanzato non andava bene. Caso vuole che vedo Sasha a Roma e mi dice: oi, ormai avevamo fatto un minimo di amicizia, ce l'avevo anche tra gli amici di Facebook, come stai? In realtà dovrei dirti male, perché mi sta lasciando il mio fidanzato proprio oggi. Lui fa: vabbè dai, sono cose che dici per dire. Ma no Sasha, in realtà mi sta lasciando proprio oggi, non è una minchiata. E vabbè dai, facciamo un video. E abbiamo fatto il video. Bam, la cosa muore lì. La sera mi lascia il mio ex fidanzato. Vabbè,
ci sta. Torno a casa il giorno dopo, sistemo col mio ex fidanzato la situazione e false promesse, ti guardo, smetto di giocare, bla bla bla. Succede che la settimana dopo arriva il Comic Con di Napoli e subito la settimana dopo sento Sasha con qualche messaggio su Facebook perché aveva bisogno di un pass, perché al Comic Con gli youtubers non sono ben graditi. Sento Sasha e dico: guarda che forse te lo rimedio di un pass, comunque se hai bisogno di protezione vieni io allo stand. Buona, finisce lì la discussione. Vedo Sasha il venerdì o sabato del Comic Con, gli salto in spalla e gli dico: ciao, ci vediamo a parlare, come stai? Io lo guardo, gli dico: guarda, so che ti farà ridere, ma il mio fidanzato oggi mi sta lasciando, quindi dovrei dirti che sto male. E lui: vabbè, ma dai, mi rotto il cazzo, ogni volta che ci vediamo il tuo fidanzato ti lascia, dai, lo dici per dire. La sera il mio fidanzato mi lascia. Io a volte dico che è il destino, io credo molto nel destino, ma vabbè, potrebbe essere coincidenza. Va, morale, torno a casa e stavolta col fidanzato, ex fidanzato, le cose non si sistemano. Bona prende e se ne va di casa. E non aveva tutti i torti, fidatevi. Il che succede che rimango da sola in casa, mi chiudo nei videogiochi. E un certo Sasha Burci mi contatta su Facebook. Allora, come stai? Non ti prendevo per il culo. Sono sola, qualcuno si è andato di casa. E da lì iniziano le chiacchierate. Un giorno dopo, due giorni dopo, arriva il numero. Quindi lui mi chiede il numero. Qualche giorno dopo arriva: ma ci vediamo? Ci vediamo! Ha! Vediamoci. Viene Sasha a Milano. Io lo vado a prendere. Porca troia, mi è caduta la vasellina, ho tutto quello che devo mettere sul tatuaggio. E vabbè, qua facciamo tipo, mettiamo un punto e virgola e vi racconterò un po' più avanti. Comunque questa è la storia di come io ho conosciuto Sasha. Parliamo di fine maggio, giugno 2015. Dopo poco ci siamo fidanzati. Eravamo molto freschi, molto cotti, molto innamorati. Quindi sì, la cosa è stata subito molto veloce. Mi ricordo che Sasha ancora non era nei Mates. Mi ricordo che parlavo con lui, che mi diceva: molla il lavoro, dedicati a YouTube, che ce la fai. Io dicevo: ma che cazzo dici? Ma Sasha, ma ti prego. E lui: molla il lavoro, dedicati a YouTube, che spacchi, ce la fai. Piano piano no, lui mi ha aiutato tanto, Sasha mi ha aiutato tantissimo, voi non potete immaginare quanto, mi è stato vicino, proprio mi ha cresciuto, mi ha aiutato sia a livello di numeri, perché io non lo nego, non l'ho mai negato e non lo negherò mai. Sasha mi ha aiutato tantissimo, mi ha insegnato ad editare bene, mi ha insegnato a portare determinati contenuti, mi ha regolato, mi ha dato qualche volta anche qualche mazzata, però Sasha mi ha cresciuto tantissimo. E niente, abbiamo deciso, inizialmente Sasha, come potevate vedere, non c'era nei miei video, era tutto una cosa nascosta, finché comunque si vedeva che c'era tanto feeling tra noi, ci divertivamo da morire. Io e Sasha riusciamo a passare una serata seduti su un muretto a divertirci, con un cono gelato, a dir minchiate. Noi riusciamo a divertirci veramente con poco. Quando avevamo capito che c'era quel feeling lì, allora è nato quello che poi è nato, che non sto a raccontarvi in questo video. Volevo solo dare un'infarinata generica. Io e Sasha ci vediamo tanto, praticamente lui registra Genova e viene ad editare a casa mia a Milano, ci vediamo tantissimo, finché non capiamo che la nostra relazione ha veramente un senso. Scusate, sono imbarazzata e quindi sto cercando di giocare con tutti gli oggetti che trovo. La nostra relazione ha un senso e decidiamo di fidanzarci, praticamente subito, dopo neanche un mese che ci frequentavamo, senza dire ovviamente nulla a voi. Ormai era successo che, essendo sempre insieme, in qualche foto, in qualche video, Sabri iniziava a comparire, specialmente perché Sasha è stato ricoverato, che non stava bene in ospedale, e io sono stata la sua infermiera personale. Perché, ahimè, con quel caratterino, l'infermiera mi ha detto: a te non ti ricovero se lei non sta qui giorno e notte con te, perché sei un lamentone. E lì, raga, allora Sasha mi ha detto: vabbè, buona, facciamo sto video, come ti presento? Non lo so, adesso ci pensiamo. E da lì nasce il fuck con l'infermiera, che molti di voi hanno pensato io fossi un'infermiera. In realtà ho già il canale aperto da un anno. Ma vabbè, dettagli. Fuck con l'infermiera. Io penso che molti di voi si ricordano di questo video, anzi forse tutti. E lì è stata la prima volta che esplicitamente, proprio esplicitamente, perché non conto le Sasha Gamer, sono apparsa sul canale di Sasha. La storia dei cugini. Come è nata la storia dei cugini? È nata che su Ask qualcuno di voi mi ha fatto la domanda: che grado di parentela avete tu e Sasha? E io, se voi mi seguite su Ask, sapete che vi trollo da morire. Su Ask insulto, quando avete bisogno di insulti non mi faccio problemi e ci vado. Io risposi: ma sì, siamo cugini di secondo grado dalla parte dello zio materno, del paterno, del figlio, del padrino, di non so quante altre parentele. La gente la prende seriamente. Quella notte lì era un continuo: ah, ma allora sei la cugina! Sei la cugina! E io da lì allora ho deciso di iniziare a trollare a manetta.
e da lì è nata la storia della cugina. Infatti Sasha dopo un po' mi ha chiesto se è sicura di voler andare avanti con questa storia, e io lì non me la sentivo, come assolutamente non se la sentiva lui, per i motivi che vi ha spiegato, di dirvi come stavano le cose. Così abbiamo deciso di fare questa sorta di storia di cugino e cugina, con la cugina innamorata di lui, ma che lui, ahimè, non ci sta. E qui termina la prima parte del vlog, dove vi ho voluto raccontare come ci siamo conosciuti, ma voglio rispondere a due o tre curiosità vostre per farvi capire cosa abbiamo sotto io e Sasha. Come hai fatto a tenere nascosto tutto questo? È stato difficilissimo e molto spesso ci siamo fatti sgamare. Non solo io, grazie Stepney. Sasha, se ci pensate, nelle live dell'anno scorso mi ha chiamato amore molto spesso, e lì trovavamo sempre un motivo troll per cercare di rimediare al fatto. Sasha in una live quest'inverno vi ha fatto vedere che ore erano sul suo telefono. Sì, peccato che come sfondo c'era una foto dove noi ci baciavamo. E anche lì io ho cercato di rimediare lanciandomi sul letto con un sacco di minchiate. E come ho fatto a tenere nascosta questa relazione non lo so. Sinceramente io ero già quasi pronta quest'inverno a dirvelo. Ho avuto quasi il dubbio di mettervi la foto già a gennaio, ma poi mi sono fermata. Eravamo pronti a dirvelo sul palco del Romix a marzo-aprile, ma non ce l'abbiamo fatta nemmeno lì, e quest'estate abbiamo capito che era il momento. Ma io ho capito che era il momento perché avevo timore di dirvelo. Io avevo tanto timore, sia per rispetto suo, sia per rispetto mio. Parlo a livello di iscritti, perché tante ragazzine sono innamorate di lui, tanti ragazzini sono innamorati di me. Quindi ho detto no, magari scatta la rissa, mi vengono a uccidere, o Sasha ti vengono a menare a te. In realtà abbiamo visto che il 99% delle ragazze tifavano per me, e quindi io mi ritrovo intasata di vai Sabri che lo conquisti, vai Sabri che ti ama, siamo tutti con te, paccalo. Probabilmente capendo anche che una ragazzina di 13 anni non può assolutamente avere niente con uno di 10 anni in più, vabbè, ci sta matematicamente. Io dico sempre, ragazzi, ricordatevi il realismo. Stesso discorso vale un po' per me. Quando abbiamo visto che tutti erano dalla nostra parte, abbiamo detto buona, è il momento. Non sapevamo ancora quando, e adesso vi racconto questa cosa. Quando io ho chiesto l'anello a Sasha, non era una cosa creata per fare il video. Sasha non lo sapeva. Quando io gli ho detto non tornare dall'America senza anello, gliel'avevo chiesto veramente, ma non per fare un video su YouTube. Quando lui era in America, la settimana prima abbiamo festeggiato il nostro primo anniversario e il mio compleanno cadeva proprio in America. E io gli ho chiesto, torna dall'America con l'anello? E lui mi ha detto, ma sei seria? Io, sì. Torna dall'America con l'anello per me. Ma ripeto, era una cosa, vi ho voluto rendere partecipi voi, però era una cosa per noi. Doveva arrivarci lui che per me era arrivato il momento di raccontarvi le cose come stavano, e effettivamente ci è arrivato, perché non mi ha fatto domande, ma è per... no, non mi ha fatto domande. E infatti io non ero nemmeno sicura che lui mi portasse l'anello, anzi non mi ha mai detto sì, no, forse, non mi ha mai detto un cazzo. E quindi l'ho rosicata anch'io, non sapevo se sto anello arrivava o no. L'abbiamo rosicata insieme praticamente, e alla fine diciamo che abbiamo capito che era il momento e vi abbiamo raccontato quello che veramente c'è tra di noi con un bel video, perché ho visto che tantissimi di voi si sono emozionati davanti a quel video, tantissimi di voi hanno pianto davanti a quel video, tantissimi di voi hanno riso davanti a quel video. Una cosa che mi chiedo io è questa: sapete che io non vi mento mai e mi piace essere molto cristallina con voi. C'è una cosa che mi ha stupito, che non mi aspettavo, cioè mi aspettavo in parte. Mi sono arrivati tanti followers nuovi il giorno che è uscito il video. Me ne sono arrivati tanti nuovi, magari sicuramente sono nuovi proprio per tutti e due, ma molti mi sono arrivati dal canale di Sasha che già mi conoscevano. E io gli ho detto, ma perché vi siete iscritti al mio canale proprio oggi? Nel senso, è un anno che facciamo video, potevate farlo prima? E la cosa che mi ha stupito è che ho visto molti commenti che mi dicevano, ho sbagliato a valutarti per un anno, non sei quella che credevo, ora ti amo. Allora io mi chiedo, cioè vuol dire che eravate voi superficiali, che probabilmente guardavate solo i video di Sasha e vi dava fastidio magari come trattavamo, che lui scherzava, mi prendeva in giro, ma ragazzi lo faceva in buona fede, non mi faceva male. L'avete presa male per cosa? Perché siete superficiali? Perché non avete mai aperto il mio canale per andare a vedere cosa in realtà c'è sul mio canale? Cioè voi l'avete giudicata come, oh guardate questa che ci prova con Sasha, Sasha non ci sta, e questa gli sta attaccata al culo. Probabilmente voi l'avete presa un po' così, perché durante l'anno mi sono arrivati tantissime ragazze a dire, ora che ti ho conosciuto ti amo, ora sei la mia vita. E quindi mi è rimasta un po' nella testa la cosa che molti hanno capito soltanto con quel video quella che realmente io sono. Ragazzi, si scherza nei video,
si scherza a morire. Giochiamo, ridiamo, lo facciamo per intrattenimento. Lui non mi ha mai fatto niente di male, anzi, vabbè, qualche croccantino me l'ha lanciato e non lo sapevo nemmeno. Però io sono io, quindi perché proprio questo cambiamento il giorno che sapete che ora sono la fidanzata di Sasha? Rimane un po' un punto di domanda nella mia vita. Il discorso è, siete stati superficiali voi a parlare senza conoscere una persona? Oppure ho sbagliato io qualcosa? Perché a me non sembra di aver sbagliato, noi facciamo intrattenimento. Quindi ci sta che avevamo deciso di creare un po' queste figure. Spiegatemelo perché mi interessa questo discorso. Prendo un'altra domanda e poi chiudo il video perché, come vi ho detto, potrei parlare per ore, ma vi racconterò tante di quelle cose da qui nel futuro che rimarrete tipo così, come quando trovi un Blastoise mega evoluto con un Charizard sopra che ballano la Macarena. Vabbè, era un po' un paragone del cazzo, però. Visto che ti sei fatta tanti tatuaggi per noi, te ne farai un altro anche per festeggiare questa relazione? Allora, ho appena fatto il tatuaggio dei 300.000, che voi non lo sapete, ma ho avuto problemi con questo tatuaggio. Nel senso che l'ho fatto, non mi è piaciuto, sono tornata a casa, ho pianto tutta la mattina e disperatamente sono andata da un altro tatuatore e me ne sono fatta fare un altro sopra come lo volevo io. Sì, è stata una roba un po' bastarda. E adesso ve lo faccio vedere. Fa ancora tanto male e il colore deve ancora uscire bene perché l'ho appena fatto, è freschissimo. Lo vedete bene? Questo è il simbolo Yin e Yang. Perché ho deciso di fare questo? Specialmente guardate bene i colori. L'arancione che si sfuma nel rosa, che va dall'altra parte e trova del verde e del blu. Sapete che ogni 100.000 iscritti io mi faccio un tatuaggio. I primi 100.000 fanno parte dell'ACAB, i primi 100.000 e i secondi 100.000 fanno parte del LOVE, e gli ultimi 100.000 per arrivare a 300.000 diranno: e noi non facciamo parte di niente. Tralasciando il sole, che tra pochissimo vi svelerò il significato, ora vi spiego cosa vuol dire per me questo tatuaggio. Il rosa e il blu sono io ed è la mia vita. La mia vita da cosa è composta? È composta da voi. Voi siete la cosa più importante per me. Voi siete ragazzi e siete anche tante ragazze. E i colori dei ragazzi e delle ragazze sono il rosa e il blu. E quindi li ho mischiati con l'arancio e il verde in una figura che si vanno ad unire. Il verde, come ben saprete, è il colore di Sasha di YouTube. E l'arancio, per chi non lo sa, è il suo colore preferito. E quindi, rullo di tamburi! Che carina che sono! Ho unito praticamente tutta la mia vita e questo disegno è diviso in due parti. Io e la mia vita e colui che riempie la mia vita, ovvero Sasha. Ho mischiato le due cose, ho mischiato voi dentro la mia vita e ho mischiato Sasha dentro la mia vita e le ho unite in una figura, come potete vedere, un po' schizzosa, perché sapete che io sono una persona un po' fuori di testa, molto fuori dalle righe, come potete vedere qua, e ho fatto questa sfumata per far capire che per me siamo tutti una cosa unica, siamo tutti una grande famiglia e staremo sempre insieme. Quindi sì, questa cosa io ce l'ho tatuata sulla pelle, quindi penso che sia già chiaro che per me è una cosa veramente veramente importante, come lo siete voi, perché voi fate parte questo, di questo e assolutamente, come faccio a farvelo vedere, anche del 300.000. Parleremo ancora di questa cosa, ne parleremo più avanti, perché sono sicura che a voi il gossip piaccia sentire tutto quello che ho da raccontarvi, tutte ste cazzate, sono proprio sicura, quindi torneremo sull'argomento con le vostre domande. Per il resto, ragazzi, un like per la mia relazione, fatemi capire se siete felici della mia relazione, mettete un cazzo di like, ma se non vi piace non mettete dislike, fate finta di niente e andate in giro. Ciao patate lesse, spero che, anche se sono stata un po' più, diciamo, timorosa, un po' emozionata, capiate un po' com'è andata la situazione. Spero che nessuno se la sia presa perché vi abbiamo mentito, perché vi abbiamo raccontato tutto quello che è successo. E per il resto vi mando un grosso bacione. Ci vediamo domani con un altro video. Siete i miei cuccioli e vi ho qui. E i prossimi 100.000 non fanno parte di questi, quindi dovete esserne orgogliosi.